Status. Just confirmed our source. He's been here. Even better, he's a regular. Meaning? Vi è piaciuto questo nuovo trailer di Cyberpunk 2? Qualche tempo fa era emerso un video del genere e molti pensavano fosse il futuro di Cyberpunk. Cyberpunk 2. In realtà, ragazzi, si è trattato di una fake news e è subito stata smentita, ovviamente. No, quello che avete visto è un altro videogioco. Si chiama Vigilancer 2099. E a essere sinceri, sì, dal punto di vista della
del mondo di gioco, non della grafica, perché sono cose ancora differenti. Essenzialmente sì, assomiglia molto a Cyberpunk, ma ci troviamo nel futuro, ci troviamo in una città piena di neon, oscurità. Insomma, l'ambientazione di Cyberpunk che tutti noi abbiamo amato. Questo in realtà è un progetto indipendente, questo in realtà è un progetto che, pensate, parte nel 2016, nasce in Unreal Engine 4, fa un botto e mezzo di visualizzazioni, PlayStation si interessa, il titolo arriverà sia su Steam sia su Epic e ha fatto il passo evolutivo. Tanti soldi e quello che avete visto in pochi minuti è essenzialmente un balzo evolutivo dal trailer presentato appunto nel 2016, per poi arrivare ad un altro balzo di un trailer del 2019, per poi arrivare a un altro balzo di un trailer del 2022 in Unreal Engine 5. Ebbene sì ragazzi, stiamo parlando di un titolo indie, siamo tornati in Indie World e quello che state vedendo è un nuovo incredibile videogioco nel mondo di Cyberpunk, se così possiamo dire, ma completamente differente, con altre ispirazioni, con altre voglie di ispirare. Questo progetto è grande, è importante e io sono qui per raccontarvelo. Per cui mettetevi comodi e diamo fuoco alle polveri, perché ho scoperto davvero molto su questo Cyberpunk 2. Chi ci ha creduto che fosse il trailer di Cyberpunk 2, ragazzi? Tanti di quegli sberloni gli avrei dato. Bene, e partiamo un attimino con l'evoluzione di questo progetto, che da prima inizia davvero con tre semplicissimi sviluppatori. I sviluppatori avevano un'idea, ok? Mettere un pipinotto, un personaggio in un mondo di salsa cyberpunk, quindi futuristica molto oscura, e che questo personaggio avesse dentro di sé un po' di gioco di ruolo, avesse un po' di sé un po' di Watch Dogs, avesse dentro di sé delle corde importantissime del colossal Blade Runner. Ebbene, quel piccolo progetto, di quella piccola demo, era un piccolo mondo, ragazzi, dove questo personaggio girava per questi grattacieli e basta, interessò davvero tantissimo tante persone, ok? Che appunto aprirono un Patreon e da lì questi sviluppatori iniziarono a ingrandirsi pian piano, fino ad arrivare a 3, 4, 5 sviluppatori. Il progetto poi prese delle proporzioni sempre più grandi. Ovviamente bisognava metterci la grafica, la Unreal Engine 4, quello che vi ho fatto vedere all'inizio di questo trailer, essenzialmente era il motore grafico con la quale questo Vigilancer 2099 doveva nascere e doveva andare avanti. Il progetto diventò enorme, in men che non si dica, perché appunto creare un open world gioco di ruolo di un cacciatore di taglie dentro una città metropolitana che si muove a determinate classi sociali, perché è stato detto che la città ha più piani, dove nel piano più basso ovviamente le persone più povere, poi quello intermedio per poi arrivare al lusso sfrenato che abbiamo visto anche in Cyberpunk. Tutto questo poi bisognava gestire le luci, le ambientazioni, gli NPC, le possibilità di gameplay. Tutto, come ho detto, iniziò a ingigantirsi, in men che non si dica, talmente tanto che il progetto sfuggì di mano a questi sviluppatori chiamati Envoidant Studios. Fortunatamente però il progetto ebbe una battuta d'arresto, dovuta appunto al fatto che davanti a noi c'erano tante possibilità, i soldi stavano finendo e alle porte c'era il Covid, ok? Bene, queste tre cose che noi potremmo dire problematiche in realtà hanno permesso a questi sviluppatori di dire: bene, perfetto, dobbiamo prenderci il nostro tempo e proporre il nostro progetto a altri sviluppatori. Ed sono andati a bussare in casa Steam, sono andati a bussare dalla Epic, sono andati a bussare perfino dalla Sony.
E la Sony gli ha detto: sì, accettiamo di buon grado il vostro videogioco. La stessa Steam e la stessa Epic hanno dato il loro ok per la pubblicizzazione del prodotto nei loro store. E allo stesso tempo Epic, grazie ad una partnership, se non vado errato, con questo studio, e ha dato agli sviluppatori non solo un po' di soldi, non solo la possibilità che il titolo arrivi prima nella loro piattaforma, ma anche la Real Engine 5. Con la Real Engine 5 il mondo, la grafica si è davvero aperta, anche le possibilità, la programmazione, le ottimizzazioni, ok, del motore grafico hanno aiutato davvero tantissimo gli sviluppatori. E infatti dentro il trailer che vi ho fatto vedere avete visto di come prima c'era semplicemente un personaggio che sparava, si passava dalla prima alla terza persona, ok? All'improvviso, nella parte finale del trailer che vi ho mostrato, è quella del 2022, nella quale appunto si mette in campo il flying test, nella quale si mette in campo l'hacking, nella quale si mette in campo il parkour. Insomma, ragazzi, qua davvero ce ne sarebbero davvero tante di possibilità, ok? Quindi comprendete di come questo progetto travagliato, che poteva tranquillamente venire fuori una schifezza, dato che era davvero enorme, ma era sviluppato da pochi cristiani, e questi pochi cristiani indubbiamente stavano mettendo le mani in un progetto più grande di loro che gli stava sfuggendo, con delle battute d'arresto davvero molto importanti, sono riusciti, per assurdo, a fare di meglio. Presentare un trailer in una Real Engine 5 di questo cacciatore d'Italia, di questo action RPG in prima persona, ha conquistato milioni di follower, milioni di attenzioni in tutto il mondo. Abbiamo visto di come le strade sono aumentate per quanto riguarda gli effetti particellari, sono aumentati per quanto riguarda gli NPC, sono aumentati per quanto riguarda l'essere vivi, ok? Li percepiamo, troviamo diverse strade, vediamo che il gameplay ci permette diversi approcci. Spari, abbiamo un'arma, abbiamo l'hacking, abbiamo le telecamere, abbiamo il parkour, abbiamo tante cose, tanti incarichi, tanti NPC, tante possibilità. Ed è qui che entra in gioco, senza ombra di dubbio, il fatto che gli sviluppatori dicono: ehi, questo sì, è come Cyberpunk, ok? Puoi sparare, c'è dell'hacking, ok? Ma perché non ci mettiamo anche quello che è stato bello in Watch Dogs, e cioè il parkour, la possibilità di fare degli approcci molto più stealth, creare il nostro personaggio che può appunto fare determinate missioni in varie salse alla Deus Ex. E soprattutto ricordiamoci dei temi scuri della possiamo dire del sangue, del freddo, del metallo, della dura legge della strada, di dove un cacciatore d'Italia vive nell'illegalità, vive tra, potremmo anche dire, la sporcizia, vive nell'ombra, vive per non farsi vedere. Ed è qui, ovviamente, che poi alla fine della fiera viene fuori questo bellissimo videogioco, appunto chiamato Vigilanter 2099, che sta davvero catalizzando molto la nostra attenzione. Insomma, a vedere questi trailer, la differenza di questo trailer dal primo che vi ho fatto vedere all'ultimo trailer, taser, che sono riuscito a trovare online, è davvero magnifico. Sono davvero riusciti a fare delle cose superlative, ok? Una cosa però è certa, ed è qui che ovviamente arriva la mia parte da videogiocatore, la mia parte del dire: sì, meraviglioso, sì, incredibile, sì, vedo le differenze, sì, vi ho raccontato questo videogioco. Il punto è che questi sviluppatori, che sono di Londra, sì, ho trovato le informazioni proprio 3 secondi fa, essenzialmente sono molto carenti nelle comunicazioni, ok? La stampa italiana e anche internazionale si interessa a tratti di questo videogioco.
Ma c'è anche da dire che sì, i lavori stanno procedendo, ma i trailer, adesso che noto, escono fuori con l'uno dall'altro davvero lontanissimi, e questo in qualche maniera mi fa pensare che il progetto sia grande, sia importante, e che questi sviluppatori, che probabilmente sono diventati qualcuno in più, sfortunatamente l'informazione mi manca in questo preciso momento, stiano arrancando in un mondo davvero importante, ok? Quante più cose metti sul tavolo, quante più cose si possono rompere, quante più cose metti sul tavolo, tanto più i commensali ne saranno sazi, l'avranno già visto, e forse probabilmente le cose non funzioneranno a dovere. Inoltre il tutto può crollare sotto il peso delle aspettative, ok? Insomma, dicevo, i trailer escono praticamente una volta ogni 6-7 mesi. Si vede che stanno lavorando, ma stanno lavorando davvero molto lentamente. E qui arriva la mia anima da videogiocatore che dice: bene, io vi ho raccontato questo videogioco, io vi ho raccontato l'anima, lo spirito, il bello di essere un sviluppatore indie. C'è però la contromedaglia, ok, del tutto, e cioè siamo in pochi, c'è tanto da fare, comunicazione arranca, sia su Twitter sia su Facebook si fa davvero una fatica maledetta a trovare informazioni su questo videogioco, per cui comunicazioni sì ce n'è, ma solo se sei in grado tu di trovarla e non che è lì, ok? Questi sono tutti piccoli trailer, piccoli spezzettoni. Vedo tante aggiunte, ma non sto vedendo il prodotto finale, ok? Vedo che hanno aggiunto questo, vedo che hanno completato questo, vedo che vorrebbero mettere questo, ma alla fine della fiera l'impastare bene il tutto, permettetemi sempre la metafora culinaria, non c'è. Manca, ed è per questo che dico: i titoli indie sono meravigliosi, sperimenti quanto cacchio vuoi, ma attenzione, devi fare le cose con una determinata maniera, perché questo videogioco è molto probabile che prima del 2024 non lo vedremo neanche lontanamente. E se i fondi dovessero terminare, e se le cose si facessero troppo lunghe, e se diciamo ci fossero altre battute d'arresto varie ed eventuali, come ad esempio sviluppatori che se ne vanno via, oppure idee, oppure lo stesso gioco che inizia a rompersi e si spalda sotto le tue mani, allora questo è un progetto che potrebbe anche scomparire. Sì ragazzi, i titoli indie sono anche questo, io ve li racconto così, ve li racconto senza peli sulla lingua. Per tutto il resto spero vivamente che un gioco bello così arrivi al più presto sulle nostre console e sui nostri PC. Ma io sarò qui a raccontarvelo, e come fate a non perdervi i video? Lasciando un like e iscrivendovi. Alla prossima. Ciao!